Ciao navigatori, oggi torniamo a parlare di Inquisizione e il nostro viaggio ci conduce al nord Europa, precisamente in Danimarca. Hanne Kolding, chiamata anche Hanna o Anna, fu per l'epoca una presunta strega danese. Assieme ad altre donne divenne una delle principali indiziate nei processi alle streghe di Copenaghen dell'estate del 1590. Allo stesso tempo, a Edimburgo, in Scozia, venivano processate altre megere nel famoso processo di North Berwick. Nell'inverno del 1589, la principessa Anna di Danimarca partì da Copenaghen alla volta della Scozia per sposare il re Giacomo VI. Nel corso della traversata, la nave che accompagnava la principessa si imbatté in una grande tempesta, portando quasi alla deriva della stessa nave. Non con poche complicazioni, la nave dovette sostare al porto di Oslo. Giacomo VI raggiunse la sua futura sposa e il matrimonio ebbe luogo in Norvegia invece che in Scozia, come era stato pianificato. Nella primavera del 1590, dopo alcuni mesi trascorsi alla corte danese, Giacomo VI e la sua consorte tornarono in Scozia. Ma per la seconda volta consecutiva, il viaggio che dalla Danimarca portava i sovrani in Scozia si scontrò nell'ennesima tormenta che si riversò sulla nave. La corte danese iniziò a pensare che dietro questa disavventura potesse esserci la mano del maligno e della stregoneria. Suddette supposizioni impressionarono molto il giovane re Giacomo, il quale si dice che fosse alquanto superstizioso. Nell'estate del 1590 fu istituita a Copenaghen una grande caccia alle streghe. Il ministro della finanza danese Christopher Wackedorf fu accusato dall'ammiraglio Peter Munch di aver equipaggiato la nave reale in modo così inadeguato da non essere stata in grado a resistere alle intemperie. L'uomo si difese dicendo che la tempesta era stata causata dalle streghe. Secondo il ministro, il sortilegio fu architettato nella casa di Karen Vaser, Karen la tessitrice in italiano. La strega avrebbe messo dei piccoli demoni dentro dei barili vuoti, caricati poi nella nave. I demoni, arrampicatosi sulla prua dell'imbarcazione, causarono la tormenta. Ovviamente, la testimonianza del politico fu presa come veritiera. Nel maggio del 1590 Hanne Kolding fu imprigionata a Copenaghen. Il tribunale, quasi senza un vero processo, l'accusò di stregoneria. Per il tribunale, ella era una strega molto pericolosa e indicata addirittura come madre del diavolo. In prigione, sotto tortura, ovviamente, Anna confessò. In base alla sua testimonianza, ella disse che assieme a un altro gruppo di donne riunite presso la sua dimora invocarono il demonio. Le donne chiesero a Satana di far affondare la nave e di porre a termine la vita degli stessi sovrani. Hanne Kolding fu arsa viva nel luglio del 1590. Lo stesso mese altre 5 donne videro la prigione, tra le quali vi era Melin, la moglie del sindaco di Helsingborg, e Margaret Jacob Scriver. Il marito della Scriver cercò con tutti i mezzi di difendere la consorte, ma lui stesso fu arrestato e accusato. Qualche mese dopo la morte di Anna, esattamente a settembre, furono bruciate altre 2 donne, dette le streghe, a Kronborg. Giacomo VI ricevette la notizia della Danimarca e merito decise di istituire il proprio tribunale. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like. Alla prossima, ciao.